15 lavoratori ex LSU, ex Socosi, che non sono stati riassunti e riassorbiti dal comune nonostante le promesse. Adesso occupiamo l'aula. Sì, adesso occupiamo l'aula per farci sentire, perché noi da gennaio del 2015 siamo stati licenziati con un impegno scritto, con un accordo siglato dalle organizzazioni sindacali e dall'amministrazione per il successivo riassorbimento da parte del comune con i contratti di diritto privato, cosa che fino ad oggi il comune non ha fatto, ha disatteso l'impegno, e il 19 novembre scade anche la nostra disoccupazione, per cui ci ritroveremo anche senza soldi con i vari impegni che voi sapete da andare a mantenere. Ci chiediamo come mai il Comune non voglia mantenere gli impegni presi, ci continuano a dire che è cambiata la legge, che non si possono fare assunzioni, ma noi chiediamo al Comune com'è che è cambiata la legge, non si possono fare assunzioni. Il 29 ottobre è stata assunta una persona al Comune di Siracusa proveniente dal Comune di Catania. Nulla di personale verso questa persona, però noi siamo a casa, noi siamo 15 lavoratori che siamo a casa. Tra l'altro la stessa situazione era già successa nel 2013, quindi neanche molto lontano, in cui sei nostri precedenti lavoratori sono stati licenziati con lo stesso accordo nostro e invece sono stati assorbiti da parte del Comune. Quindi noi oggi al Comune chiediamo che ci dia una risposta certa, non ci muoveremo da qua fin quando non avremo delle notizie certe. Due consiglieri comunali, Salvatore Castagnino e Cetti Vinci, appoggiano questa iniziativa dei lavoratori ex LSU. Perché? L'appoggiamo per il semplice fatto che queste persone che sono cittadini e che sono ex lavoratori LSU volevano incontrare l'amministrazione. Così non è stato, più volte hanno chiesto l'incontro con l'amministrazione e per far valere un loro diritto, che è quello del semplice dialogo diretto con l'amministrazione, hanno dovuto occupare un'aula e ad oggi ancora non sono stati ascoltati. Quindi è giusto che noi diamo il pieno appoggio a questi lavoratori ed è giusto che queste persone vengano ascoltate, indipendentemente se le stesse abbiano ragione o torto, ma bisogna ascoltare il cittadino quando chiede di essere appunto ascoltato e di cercare una risoluzione del problema con l'amministrazione. L'amministrazione deve essere vicina al cittadino, non deve essere il cittadino a trovare dei metodi estremi per poter dialogare con la stessa, che si sta dimostrando sorda e che continua a scappare davanti a un dialogo richiesto dall'intera cittadinanza.